esattamente il tema di Michel Foucault recitato da Atanasi. Eleonora De Concini si è nata a Napoli, sì, lei che ha dato questa data, che non è indiscreto che ve la faccia conoscere, nel 69. Assegnista all'Università di Salerno, ha pubblicato i seguenti volumi: L'aristocratico, Metropolitano, Zimmel e il problema del liberalismo moderno, Napoli 98, di cui mi ha fatto un gentile e generoso omaggio. È un libro molto bello e che certamente io divorerò. Poi ha scritto ancora Favole per dialettici, per una lettura dei racconti di Kafka a Napoli 98, La redenzione intellettuale, Walter Benjamin, Il messismo moderno, Napoli 2001. Quindi si è bene giovanissima, come vedete, e alle spalle un lungo curriculum e fecondo. Adesso ci trasporterà in un altro universo, quello che ci può essere proposto dallo studio di questo grande studioso, peraltro anche del mondo antico, studioso del potere, studioso della follia, studioso della sessualità, che è Michel Foucault. Grazie. Grazie al collega Milano, mi permetto di chiamare un collega. Dunque, io devo fare dei chiarimenti, un piccolo preambolo sul titolo di questo intervento e quindi sul senso, in parte già anticipato da Milano. Foucault è stato un grande genealogista della modernità, è stato etichettato come filosofo del potere e del potere ha descritto gli aspetti sicuramente più infelici. Foucault ha descritto supplizi, carceri, manicomi, si è occupato della follia, quindi sembra che non ci sia posto nel suo pensiero per la felicità. Tuttavia, piazzando molti dei suoi interpreti, Foucault negli ultimi anni di vita si è occupato a lungo della filosofia antica, non solo di Platone e Aristotele, che ci sono già stati illustrati da Ferrari, il quale mi ha proprio spianato la strada con la sua relazione, ma anche e soprattutto dello stoicismo di Seneca, di Marco Aurelio, di Episteto. A questi autori Foucault ha dedicato praticamente interi corsi al Collège de France, due dei tre volumi della storia della sessualità e una quantità innumerevole di conferenze e interviste. Ora, oggetto dell'analisi di Foucault, quindi filosofo del Novecento che diciamo fa la genealogia della filosofia antica, è il modo in cui nella filosofia antica il soggetto è andato sempre più coincidendo con il movimento della sua soggettivazione, cioè con la trasformazione di sé ad opera di se stesso. E Foucault si è occupato del modo in cui la filosofia ha elaborato un'ampia gamma di pratiche, di tecniche, di etiche, attraverso cui l'individuo può costruire se stesso, cioè costituirsi come soggetto. Sono quelle che lo stesso Foucault ha definito le tecnologie del sé. Foucault si è occupato quindi del processo di soggettivazione filosofico come di un percorso costruzionistico, concepito essenzialmente come cura di sé, in greco epimeleia e autou, i cui obiettivi sono appunto il raggiungimento della felicità, della purezza e della perfezione. Ora, vedremo che questi obiettivi sono profondamente connessi con la padronanza di sé, cioè con il potere che il soggetto è in grado di esercitare su se stesso. Quindi in realtà Foucault, occupandosi della filosofia antica, resta un filosofo del potere, così come era stato etichettato negli anni 70 soprattutto. Ora io cercherò brevemente di illustrare il modo in cui Foucault legge non soltanto Platone e Aristotele, perché in parte ce l'ha già illustrato Ferrari, ma soprattutto autori stoici, in particolare Seneca, su un nesso, diciamo, tripartito: cura di sé, padronanza di sé, felicità. E cercherò di mostrarvi che questa lettura foucaultiana implica quella che lui stesso chiamava Foucault una problematizzazione del nostro presente, cioè della cosiddetta postmodernità, cercando, se possibile, di operare una sorta di confronto o di cortocircuito genealogico tra l'idea di felicità appunto elaborata
nella filosofia tarda antica è la nostra idea, la nostra esperienza della felicità. Questo forse ci consentirà di capire meglio il senso dell'ultima proposta di Foucault, relativa alla necessità oggi di un'etica e di un'estetica dell'esistenza, che siano anche una forma di resistenza. Già questo termine è stato anticipato da Ferrari. E cercare di capire il modo in cui è iscritta in questa proposta di Foucault la felicità del soggetto. Ora io aggiungerò soltanto un paio di cose a quello che ha già detto Ferrari su Platone e Aristotele. Secondo Foucault, in Platone e Aristotele, soprattutto in Platone, accanto all'equazione felicità-conoscenza, in Aristotele felicità-conoscenza-contemplativa-teoria, compare l'equazione felicità uguale padronanza di sé, dominio su se stessi, e il termine più ricorrente che Foucault registra nei testi che prende in esame, non soltanto platonici, è entrateia, appunto rafforzamento. Ora, questa padronanza di sé, va detto, si è parlato anche di femminismo, ma mio non è un appunto femminista, perché Foucault che lo fa, è strutturato secondo un modello maschile, cioè è padrone di se stesso colui che riesce ad essere virile, forte, che riesce a dominare le parti inferiori di sé, anche nell'ambito dei piaceri sessuali. Infatti Foucault si occupa di questo nel volume L'uso dei piaceri, la storia della sessualità, ed è una prima elaborazione di una tecnologia del sé. Pensare un termine foucaultiano è una microfisica interna dei poteri, una battaglia interiore che consente al soggetto di costituirsi padrone della propria condotta e della propria volontà. Infatti scrive Foucault nell'uso dei piaceri: l'uomo più regale è re di se stesso, per cui la vittoria più nobile è quella su se stessi, la sconfitta più bruciante è quella nel non avere la forza di dominare se stessi. E poi c'è l'analogia strutturale, che già è stata richiamata, tra l'individuo e la polis, cioè ci si deve occupare di sé, ci si deve imparare a governare se stessi per ben governare gli altri. Il maschio deve governare prima l'oikos, cioè la casa, e poi deve avere accesso, se padrone di se stesso, al governo della polis, o comunque all'attività politica. Quindi, come già ha ribadito il collega, ci troviamo di fronte a un comportamento maschile e a un comportamento d'elite, perché bisogna comunque avere qualcosa, bisogna avere una casa, degli schiavi, una donna, eccetera, da comandare. Ora, secondo Foucault, rispetto a questa situazione che si registra soprattutto in Platone, nella Repubblica di Platone, perché il filosofo appunto è autorizzato a governare gli altri, ad esercitare il potere sugli altri perché ha acquistato potere su se stesso e quindi in grado di moderare il potere sugli altri perché è padrone di sé, si assiste a un mutamento nei primi tre secoli sostanzialmente della nostra era, quelli che Foucault chiama l'età dell'oro della cura di sé, perché scrive che nella cultura ellenistica la cura di sé diventa eticamente prima nella misura in cui il rapporto con se stessi diventa ontologicamente primo. Cerchiamo di capire che cosa significa. Innanzitutto nell'ellenismo diciamo che la cura di sé diventa sempre meno subordinata alla conoscenza e sempre più indipendente dall'attività politica. La paideia, cioè l'educazione, l'autoeducazione che il soggetto fa su se stesso, diventa fine a se stessa e si elabora una vera e propria arte dell'esistenza, il che non vuol dire, come spesso si dice anche a livello manualistico, un totale ripiegamento nel privato, no, significa una maggiore problematizzazione della soggettività. La filosofia problematizza il soggetto e sviluppa il rapporto con se stessi attraverso due strategie che in parte sono già state ricordate, congiunte e complementari: l'indipendenza e la salute. Cominciamo dalla seconda. La filosofia
insegna la conduzione di sé attraverso metafore sempre più legate alla medicina. Non a caso Epicteto diceva che la sua scuola filosofica era un ambulatorio, un oiatreion. Il filosofo deve praticare continuamente un'autoscopia, un autoesame, e deve essere paziente e medico di se stesso. Ciò comporta che deve somministrare a se stesso delle cure e sopportare sia la malattia, cioè la propria debolezza, sia il dolore connesso a queste cure. Sempre pensare alla metafora foucaultiana, bisogna curare il corpo, non reprimerlo, cioè sorvegliarlo ma non punirlo. Non c'è una negazione del corpo, c'è un'attenzione a che il corpo funzioni in maniera ottimale. D'altra parte, diciamo sul versante dell'indipendenza, Epicuro sostiene che il tetrafarmaco forma uomini fieri e indipendenti. Perché? Perché sono liberi dalle paure, dalla paura della morte, dalla paura degli dèi, degli accidenti esteriori e così via. Nel complesso il soggetto si percepisce ormai in età ellenistica come ciò che è più degno di rispetto, cioè come la nave, questa è un'altra metafora legata alla navigazione, che egli stesso in qualità di nocchiero, quindi di pilota, deve guidare in un mare calmo e sereno, scrive Seneca, in solido e sereno stare, e questo mare non è altro che la sua stessa felicità. Ora va detto che con questa prospettiva la felicità non è soltanto una stasi contemplativa, una teoria come in Aristotele, ma è qualcosa di costruibile, cioè una conquista frutto di un processo. E la prima fase, o meglio il presupposto di questa costruzione, è quello che Foucault chiama la traiettoria della conversione a sé. La conversione a sé è un tema caro a tutta la filosofia antica. Seneca consiglia a Lucilio, che è il suo allievo, renditi libero per te stesso, cioè l'individuo deve ripiegarsi su se stesso, fare il vuoto attorno a sé, allontanandosi da tutto ciò che è esterno, e deve anche reviscere, dice Seneca, cioè disimparare ciò che ha acquisito passivamente, altrimenti non può ritornare a se stesso. Bisogna ritornare a se stessi dal fragore del mondo, cioè non negare il mondo, ma smettere di avere con esso un rapporto immediato e ingenuo, non disperdersi più in curiosità oziose, per esempio generate dalla vita degli altri. Questa applicazione a se stessi non è ozio, ma è anche un'attività molto intensa, molto sollecita. Tant'è che scrive Foucault, riferendosi a Seneca, Seneca fa girare il soggetto su se stesso per liberarlo, come si faceva con gli schiavi quando dovevano essere affrancati, faceva una specie di piroetta su se stessi. Quindi questo ripiegamento, questo giro su di sé, in realtà comporta un'attività interiore. Questa attività interiore deve garantire l'indipendenza da tutto ciò che è esterno e quindi l'assoluta sovranità su se stessi. Bisogna raggiungere se stessi come un'oasi, come una fortezza che protesta dai suoi stessi bastioni. E scrive Seneca nelle lettere a Lucilio, Seneca è uno degli autori di riferimento di Foucault in questa sua lettura, l'animo si è liberato da tutto ciò che è fuori di lui e si difende nella sua rocca, sta in una posizione inaccessibile, nessuno strale può raggiungerlo. E ancora, in un altro luogo, è felice, io dico, colui che non può essere indebolito da nulla, occupa la vetta e si appoggia solo a se stesso. Ora osservate che qui non c'è una scissione fra il soggetto felice e l'oggetto della sua felicità, perché quel soggetto è lui stesso. E non c'è soltanto una lotta e quindi una vittoria sulle parti inferiori di sé, ma c'è, secondo Foucault, un piacere superiore che sorge. E infatti scrive nella cura di sé Foucault, riferendosi ovviamente a Seneca e ad altri autori dell'ellenismo, colui che finalmente ha avuto accesso a se stesso è per se stesso un oggetto di piacere. Quindi la filosofia insegna all'individuo, cito, a
godere di sé, a prendere il proprio piacere con se stessi, a trovare in sé tutta la propria volontà. E questa felicità, questa volontà, è il contrario della volontà concepita come abbandono alla concupiscenza, ai piaceri fisici. Questo Foucault lo spiega nella storia della sessualità. I piaceri fisici sono inferiori, il godimento sessuale è inferiore e viene utilizzato nella costruzione soggettiva, tant'è che Foucault dedica un capitolo intero alla crescita, cioè all'utilizzo dei piaceri. E anche tutto il testo, l'uso dei piaceri, è dedicato a questo. Cioè lo scopo è provare gioia di se stessi, bastare a se stessi, costruirsi attraverso un percorso faticoso di autodisciplina. Questo percorso culmina nell'indipendenza e questa indipendenza culmina nella felicità. E scrive infatti Seneca, sempre nelle lettere a Lucilio, così l'uomo che ha cura del corpo e dell'anima, per mezzo loro si fa la sua felicità. E poi c'è la famosa esortazione a Lucilio, impara a godere, e la citazione che Foucault riporta più spesso, che vi leggo perché è veramente molto bella: desidero che non ti manchi mai la gioia, scrive Seneca a Lucilio, anzi che ti nasca in casa, e nascerà che essa sia dentro a te stesso. Essa non ti verrà mai meno una volta che ne avrai trovato la tua gente. Mira al vero bene e gioisci di ciò che ti appartiene. Mi domando che cosa ti appartiene. Sei tu stesso e la parte migliore di me. Ora, a questo punto vanno fatte alcune osservazioni. Sebbene la felicità del saggio venga presentata anche dagli stoici come uno stato che non conosce gradualità, che non conosce distinzione tra più e meno, fra prima e dopo, ma solo un'intensità costante, tant'è che Seneca scrive che l'animo del saggio è come il mondo sopra la luna, perché lassù c'è sempre sereno, tuttavia questa felicità statica in realtà è culmine di un processo, appunto del processo della cura di sé. Ed è lo stesso Seneca a dire che la felicità è figlia della volontà, cioè senza volontà non c'è il cammino verso la virtù e verso la perfezione. E la volontà, questa è la novità che Foucault non si stanca mai di sottolineare, viene nettamente distinta dallo stesso Seneca dalla conoscenza, ed è irriducibile a processi intellettuali. Cioè la volontà, la buona volontà, come la chiama Seneca, non si impara, ed è questa buona volontà a permettere l'inizio di un processo che accresce la forza del soggetto, gli consente di innalzarsi dalla miseria umana e di diventare simile a Dio. Per cui la felicità del saggio, che consiste nel dare una forma eccellente a se stessi, nel costruire se stessi in maniera eccellente, come ha già anticipato il collega, è una autodeificazione. La felicità è un'autodeificazione. Addirittura Seneca dice che il saggio è superiore a Dio, perché mentre Dio, ovviamente non stiamo parlando del Dio cristiano, è perfetto per natura, l'uomo lo diventa attraverso l'impegno e la volontà. Quindi l'opera a cui si accinge colui che aspira ad essere filosofo è diventare divino. Ora però la felicità in questo senso è la soggettivazione stessa, cioè i fatti del soggetto, il suo processo. E la soggettivazione per eccellenza, quella superiore a tutte le altre, è quella filosofica. Cioè la filosofia mostra se stessa come unica pratica sovrana per giungere alla felicità. Una felicità non concepita esclusivamente come conoscenza, cioè come un sapere dell'uomo, ma come un essere, come un agire, come la forma eccellente dell'esistenza, di cui la conoscenza rappresenta ormai solo un aspetto. Ed è per questo che Foucault sostiene che ci troviamo ormai di fronte a una autopoiesi, cioè ad una autocostruzione autofondante
base del soggetto. Non c'è niente che fonda la costruzione del soggetto, non c'è una sostanzialità dell'anima, ma c'è una processualità del soggetto. Il soggetto crea se stesso, ma non c'è niente prima che questa costruzione venga intrapresa. Quindi la filosofia ellenistica, questo sembra dire Foucault, inventa la soggettività come processo di soggettivazione. Infatti scrive nel penultimo corso al Collège de France: si diventa il logos, o il logos diventa noi stessi, dove appunto l'accento cade su questo diventare. Mentre nel modello socratico e platonico la conoscenza del divino, ad esempio la conoscenza dell'idea del bene, è la condizione della conoscenza di sé, cioè bisogna guardarsi nel divino per riconoscere se stessi, la pura stessa qui del primo e secondo secolo dopo Cristo produce soggettività senza bisogno, uso volutamente un termine platonico, di una analisi, cioè di un ricordo oggettivo, diciamo, e non soggettivo, legato alla conoscenza del divino. Inoltre si fa strada l'idea che l'età adatta a prendersi cura di sé non sia affatto limitata alla giovinezza, come per esempio accade nell'Alcibiade platonico, e che questa cura non sia quindi strumentale all'ingresso nell'agone politico, ma che tutta la vita sia da dedicare alla cura di sé. Tant'è che Foucault scrive, commentando questo passaggio, per cui la cura di sé diventa, dice lui, coestensiva all'intera vita del soggetto: ora il sé appare come l'oggetto di cui ci si occupa, ma emerge anche come il fine che ci si prefigge allorché ci si cura di sé. Detto in altri termini, la forma riflessiva struttura non solo il rapporto con l'oggetto, cioè curarsi di sé come oggetto, ma anche la relazione con l'obiettivo e il fine. Niente resiste al processo da cui il soggetto emerge, lui è la sua origine e il suo fine. Ora, tutto questo, dal punto di vista appunto delle pratiche dell'esistenza, ha un preziosissimo risvolto temporale. Perché? Perché Cronos, che è visto dagli antichi come il tempo che distrugge, il nemico che porta via la vita, viene trasformato in alleato, se non addirittura servito alla costruzione soggettiva. Il soggetto temporalizza la propria esistenza, accumula pratiche tecniche referenziali, quindi lo spessore psichico dell'io, quindi il soggetto, non si sviluppa nel tempo, ma crea il tempo. Il tempo è la stessa spirale concrescente della soggettivazione. Quindi il tempo sono io perché io lo produco, tant'è che Seneca potrà scrivere nelle lettere a Lucilio, soltanto il tempo è nostro ed eterno e sereno è il possesso del passato, appunto perché il passato, il tempo, è una mia costruzione. Questo comporta anche che la vecchiaia non è affatto concepita come un'età di decadimento e di sofferenza, quindi come un periodo infelice, ma diventa piuttosto il telos di un'esistenza compiuta e felice, perché nella vecchiaia si è massimamente perfezionata la parascheue, cioè l'armatura, la protezione contro gli accidenti esterni, e si è liberi dai desideri, per esempio dall'appetito sessuale o dal desiderio di onori e di ricchezze. E soprattutto questa padronanza o appropriazione del tempo culmina nella vittoria del saggio sulla paura della propria morte, il che è notevole. Il filosofo trionfa anche su questo. Infatti scrive Seneca, sempre nelle lettere 26, considera quanto sia bello condurre a compimento la vita prima di morire, poi aspettare serenamente il tempo che rimane nel possesso di una vita felice che non diventa più felice se dura più a lungo. Cioè si può morire anche contenti se si è imparato a governare non i popoli e le città,
ma se stessi, dice Foucault, le qualità della propria anima. Allora la morte diventa l'ultimo tassello di un mosaico la cui costruzione solleva il saggio dal peso del sé grezzo, cioè dall'individualità grezza, e lo rende simile a un Dio. Ora, in questa prospettiva, voi capite che la filosofia si impone come il processo di soggettivazione più forte che sia mai comparso nella soggettività, nella civiltà occidentale, perché la filosofia si presenta come un'autonoma invenzione di se stessi, un'autonoma costruzione di sé, una temporalizzazione sovrana del soggetto, una cura autofinalizzata che è in grado di potenziare il soggetto, una sorta, per usare un termine nicciano, di volontà di potenza filosofica. Quanto più il soggetto si rafforza, tanto più la felicità coincide con la forza del soggetto. Ci sono tre conseguenze da mettere in rilievo rispetto a questa concezione. La prima, se la filosofia equivale alla cura di sé e quindi al processo di soggettivazione, la filosofia insegna se stessa e non contenuti o oggetti esterni alla forma processuale del soggetto, per cui dice Foucault che il maestro o il direttore di coscienza, qual è Seneca per Lucilio, diventa l'elemento mediatore tra l'individuo e la sua felicità filosofica, perché non è soltanto colui che alla maniera socratica fa uscire il giovane dalla propria ignoranza, e non è nemmeno il maestro disciplinare moderno, che poi è un burocrate, un funzionario che appunto insegna qualcosa di esterno, cioè la disciplina, ma incarna, e questo già l'ha anticipato in parte il collega, una felice superiorità prodotta dalla filosofia, e quindi consente quella che sulla scorta di Seneca Foucault chiama la fuoriuscita dalla stupizia, la fuoriuscita dalla stupidità, cioè la filosofia esibisce se stessa seduttivamente come promessa di felicità. Seconda conseguenza, la vita umana nella sua interezza, cioè il bios, è divenuto ormai, secondo Foucault, la forma di un'attiva prova di sé. Il bios è diventato il laboratorio della prova di sé. Per cui si assiste a questo passaggio genealogico. Se nel V secolo lo stupore filosofico, il taumaturgium, era passato dalla natura all'uomo, e questo appunto accade con la sofistica, con Platone, eccetera, allo stesso modo nell'ellenismo la tecne, cioè la capacità che l'uomo ha di manipolare praticamente un correlato oggettivo, di dominarlo, si volge appunto dal mondo all'uomo. E infatti scrive Foucault, qual è il senso e l'obiettivo della vita e di una vita tutta quanta considerata come prova, con il suo valore formatore e discriminante? Vi prego di porre attenzione a questo aggettivo discriminante, quello precisamente di formare il sé. La terza conseguenza, in parte già accennata nella relazione precedente, è che la filosofia ha ormai un valore soterico, cioè salvifico, e tuttavia immanente. La filosofia salva il soggetto, ma salvarsi in quest'ottica significa occuparsi di se stessi. Siamo noi a salvarci, e per farlo, scrive Foucault, non abbiamo più bisogno di nient'altro, né di nessun altro, se non di noi stessi. Ci si salva per se stessi, ci si salva in virtù di se stessi, ci si salva per non arrivare a nient'altro che a se stessi. Quindi compare per la prima volta in Occidente questo modello di grande salute, di autoredenzione filosofica, per cui la filosofia insegna l'individuo a creare, a curare e a salvare la propria soggettività, la propria individualità. E Foucault non manca di rilevare che questo modello di grande salute ricompare, di grande salute spirituale, ricomparirà in numerosissimi pensatori moderni, ovviamente il più importante è Nietzsche. Attenzione però, perché questa grande salute non è una salute biologica, è una salute spirituale, cioè comporta la capacità di sopportare la debolezza, il dolore, la forza
risposta e quindi la felicità derivante dalla cura di sé permette all'uomo di governare la propria fragilità. E questa è l'ascetica stoica, cioè quelle tecniche attraverso le quali il filosofo mette alla prova se stesso e diventa in grado di sopportare, per esempio, la debolezza, la malattia e così via. Quindi questa salvezza, altra cosa da mettere in rilievo, non è, quindi questa salvezza come felicità, non è il dono di una divinità o la sopravvivenza oltremondana, e non è neppure il premio dell'ascesi nel senso cristiano, concepita come rinuncia a sé, tutto il contrario. Cioè l'autodisciplina non è qualcosa che si fa come la fa un servo davanti a un altro che è potente e divinizzato, quindi non c'è un abbassamento del soggetto, poiché si tratta di una felicità immanente, quindi si resta, come dire, sul piano orizzontale, non c'è né un abbassamento del soggetto di fronte a Dio, né tantomeno uno smisurato innalzamento del sé. Cioè l'autodeificazione filosofica non coincide con una sorta di delirio di presunzione, con una hubris, cioè una superbia individualistica. È chiaro, non c'è un'ipertrofia psichica del soggetto, ma il soggetto impara a governare se stesso. Questa conseguenza, che è la più problematica dal punto di vista, possiamo dire, moderno, etico-politico, il soggetto costruisce se stesso, la propria forma, la propria eccellenza come superiorità. Il soggetto che riesce a soggettivarsi, appunto ad autodeificarsi, è superiore rispetto a chi? Non solo a ciò che era prima di intraprendere la soggettivazione, non solo rispetto agli onori, alle ricchezze che evidentemente non lo interessano, ma rispetto agli stolti in quanto inferiori. E infatti Foucault sottolinea che si tratta di un comportamento d'élite, perciò vi ho detto attenzione a quel valore discriminante. E Seneca gli fa eco, perché Seneca dice che si è felici se, guardando gli uomini felici a causa di ciò che rubano, bravano, custodiscono e io aggiungo consumano, si capisce che non sono affatto felici. Perché? Perché gli stolti scambiano la felicità per l'oggetto, ma desiderare la felicità vuol dire desiderare il perfezionamento di sé, non qualcosa di esterno al soggetto. Cioè gli stolti sono incapaci, secondo questa concezione, di costruire se stessi, di concepire la vita come prova e quindi di sopportare anche il dolore di questa costruzione trattino prova. Invece i filosofi sono appunto quelli che riescono a concepire la vita come una prova e con questa prova la rovesciano in felicità. E in questo modo la filosofia inventa il senso di sé. Poiché hanno la forza di intraprendere la soggettivazione filosofica, i filosofi rispondono liberamente, dunque sovranamente, a una domanda che così formula Foucault in un breve scritto che si chiama Sulla genealogia dell'etica. Che genere di essere vogliamo diventare? Ad esempio, vogliamo diventare puri o immortali o liberi o padroni di noi stessi? La filosofia occidentale inventa il processo di soggettivazione come risposta all'interrogativo che fare della propria vita, come autogovernarsi e soprattutto come soggettivarsi senza con ciò assoggettarsi a qualcuno, evidentemente. Ora, secondo Foucault, la soggettivazione filosofica è libera e sovrana perché muove dalla decisione di non essere governati da nessuno, a nessun costo. C'è una frase di Seneca illuminante che dice, non ci dimentichiamo che Seneca si è ucciso, chi ha imparato a morire ha disimparato a servire, è al di sopra di ogni potere. Il che significa che il filosofo ha un
un'interiorità, quindi una soggettività prodotta dal proprio potere e non dal potere altrui. E per cui alla famosa domanda luciana, scusate il salto, posta alla fine della terza dissertazione della genealogia della morale, che significano gli ideali ascetici? Ebbene, la risposta è: significano se stessi, perché inventano o creano la soggettività come possibilità di felicità al di fuori o al di là di ogni forma di assoggettamento. Il godimento di sé coincide con la costruzione di sé, ma non c'è nessuna istanza che fondi questa costruzione o che la comandi all'individuo dall'esterno, cioè non c'è nessuna istanza trascendente. A questo punto si può spostare il discorso sul piano genealogico, che poi è quello che interessava a Foucault e che interessa, penso, anche a lui. Ora, la soggettivazione filosofica di cui ha parlato Foucault è un percorso immanente di soggettivazione. Con il cristianesimo la soggettivazione diventa una pratica di assoggettamento all'altro, per cui la superiorità dell'ideale ascetico viene in qualche modo asservita al cristianesimo e si trasforma in quello che in latino si chiama spereat mundus, no? Il mondo non ha più senso, e, o comunque non ha il valore che aveva prima, che nega l'immanenza dell'autoredenzione filosofica, cioè la grande salute, i termini nicciani, la vita compiuta e felice. E quello che Foucault chiama il potere pastorale cristiano demonizza, colpevolizza la cura di sé, chiamandola egoismo, e realizza l'assoggettamento all'altro attraverso la pratica della confessione. Ovviamente il testo chiave di questa metamorfosi sono le confessioni di Sant'Agostino, perché la conversione a sé, cioè il rede a sé di Sant'Agostino, è la premessa per una felicità che si trova solo in Dio. Ora, Foucault non si è limitato soltanto, l'ha fatto soprattutto nella Volontà di sapere, ma anche in altre opere, a decostruire, diciamo, genealogicamente quello che lui chiama il potere pastorale cristiano. Foucault ha cercato di decostruire il potere moderno, come i poteri moderni, come pratiche di assoggettamento degli individui, il cui obiettivo non è affatto la felicità dell'individuo, ma la disciplina dell'individuo, l'obbedienza, quella che si può chiamare, che lui chiama l'ortopedizzazione del corpo del singolo, cioè il disciplinamento dei corpi, e anche la normalizzazione psichica del singolo. Cioè l'individualità moderna risulta anch'essa costruita, ma da poteri assoggettanti. E secondo Foucault questi poteri assoggettanti hanno avuto varie forme, cioè il potere sovrano, cioè il potere del monarca, pensiamo agli stati nazionali, no? Durante i quali si afferma la sovranità. Il potere disciplinare che si realizza attraverso istituzioni totali, totalitarie le possiamo chiamare, cioè il carcere, l'ospedale, la caserma, la scuola anche, è un'istituzione disciplinare. E poi alla fine c'è la dimensione biopolitica, cioè quella nella quale il potere investe direttamente il bios, cioè la vita. Ed è in questa dimensione che la felicità viene direttamente investita dal potere. Cioè la felicità diventa, la felicità individuale, oggetto del potere, direbbe Foucault effetto di potere, riflesso dell'assoggettamento, qualcosa che dipende dal potere. Ed è a questo punto che si crea quella che io chiamo, sì, l'immagine adolescenziale della felicità. Cioè la felicità viene innanzitutto ridotta a piacere. E poi diventa qualcosa di questo tipo, piacere per esempio di obbedire al potere, di essere conformi al potere, oppure piacere nell'esercizio del potere, oppure piacere della trasgressione, di trasgredire il potere, oppure la felicità viene ridotta a una sorta di evento inspiegabile, qualcosa di miracoloso, di effimero e completamente indipendente dalla volontà del soggetto. Ora, secondo Foucault,
Noi ci troviamo oggi, e questa è la sua ipotesi, alla fine di quello che lui chiama il potere governamentale, e quindi abbiamo bisogno di nuove forme di soggettività. E quindi, come una specie di rapsomante, Foucault è andato a cercare un percorso di soggettivazione libero che renda felice l'individuo non attraverso l'obbedienza al potere o un rifiuto ingenuo del potere, ma attraverso la capacità di obbedire esclusivamente al proprio potere. E ovviamente questo tipo di percorso di soggettivazione è quello che ha rinvenuto nella filosofia tardo-antica. Ed è qui che si capisce il nesso tra, che ho accennato all'inizio, tra la necessità oggi di un'etica e di un'estetica dell'esistenza e la filosofia tardoantica. La filosofia tardoantica è un'etica in quanto cura di sé, è una forma di estetica, cioè la costruzione di uno stile, perché consente all'individuo di giungere a una più grande intensità e a una più grande bellezza, ma è anche una forma di resistenza, perché la padronanza di sé permette di resistere al potere, ma non nel senso della trasgressione, bensì nel senso dell'indipendenza dai poteri assoggettanti. E allora scrive Foucault, così mi avvio alla conclusione, che la nozione di epimeleia e autu, che ho cercato di illustrarvi, non è fondamentale solamente per i filosofi, ma costituisce un momento decisivo nella storia del pensiero, un momento in cui, cioè, risulta coinvolto anche il nostro modo d'essere di soggetti moderni. Cioè, la cura di sé, tanto antica, con la sua capacità di illustrare la felicità come padronanza, è una sorta di termine di confronto rispetto alla soggettività occidentale postmoderna. Un confronto, non un modello o una ricetta, altrimenti sarebbe un comando, cioè sarebbe un'istanza trascendente che si impone come modello di felicità. In sostanza, secondo Foucault, la felicità tardoantica va contro ogni concezione effimera e oggettuale del piacere, della felicità. Non è un evento puntuale, non è neppure la mera contemplazione dell'eidos, cioè dell'idea, ma è il risultato di un'attività e di un processo, cioè è una pratica e non è una teoria. Questo prendersi cura di sé, un processo immanente, ed è l'unico in grado di valorizzare il fattore tempo, cioè la felicità è la capacità o la forza che consente di inventare la propria soggettività e di sopportare ciò anche quanto vi è di negativo, cioè la fatica, il dolore della soggettivazione. Ed è proprio questo che noi oggi non sappiamo fare. Velocemente, io non credo che Foucault avesse ragione. In realtà il potere governamentale non sta affatto finendo. Noi viviamo oggi in un'epoca in cui la biopolitica moderna, postmoderna, sembra aver riassorbito il concetto di felicità, sia sul piano psichico che su quello spirituale. E un esempio è per esempio quello che i sociologi americani chiamano counseling boom, cioè si va dagli esperti e gli si chiede una ricetta per stare bene. In questo senso la felicità è ridotta a un prodotto che si può vendere o si può comprare, e quindi a un oggetto, oppure investita dalla biopolitica del corpo, per cui la felicità consisterebbe nel prendersi cura del proprio corpo, però in modi socialmente prescritti. In sostanza, in questo modo la felicità è frutto, continua ad essere il frutto dell'assoggettamento, per cui sembra avere ragione ciò che diceva Flaubert, il quale diceva che per essere felici bisogna essere dei perfetti imbecilli. Sembra sostanzialmente che la biopolitica postmoderna produca una felicità molto vicina alla stupidità. Foucault in pratica ha cercato di dire esattamente il contrario. L'io, il soggetto, è la felicità, non l'oggetto. Per essere felici bisogna inventare se stessi, costruire se stessi, e in questo modo non farsi assoggettare, cioè resistere. Non perché si possa eliminare ingenuamente il potere, perché il potere è a produrre la soggettività, ma la felicità sta nel fatto che a produrre la soggettività è il mio potere e non quello altrui. Quindi bisogna rovesciare
Flaubert, bisogna essere felici senza perciò ridursi ad essere stolti. Grazie.